Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla decima puntata in stagione di calcio di rigore, puntata ricchissima di servizi video, ma come sempre prima di iniziare vado a salutare chi mi affiancherà nella conduzione e do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi, ritorniamo con calcio di rigore, davvero questa sera tante le immagini da vedere, partiremo infatti con l'eccellenza Fiericcione Gran Amica, ci sposteremo poi in promozione dove andremo a vedere quello che è successo fra Russi Savarna e San Pietro in Vincoli Torconca. Come sempre poi ci sposteremo nelle Marche dove vedremo ciò che è accaduto tra Gabice Gradara e Vigor Senigallia, scenderemo poi in prima categoria con Morciano Vis Nova Feltria e poi spazio allo speciale settore giovanile questa sera dedicato a Fiericcione femminile calcio. Quindi davvero tante le cose da vedere. Come sempre per interagire con noi tramite SMS o tramite WhatsApp 333 60 94 299 per rivedere la nostra puntata vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com oppure per chi volesse visitare la nostra pagina Facebook calciodirigore.official. E allora il tempo stringe, conosciamo subito chi abbiamo con noi questa sera. Partiamo dalla mia sinistra dove ritroviamo sempre con piacere il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Diamo il benvenuto nei nostri studi all'allenatore della Sampierana, Mirko Giorgi. Buonasera. E infine diamo anche a lui il benvenuto ai nostri studi, salutiamo l'attaccante del Russi, buonasera. Lorenzo Grimellini. Buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, innanzitutto so che sei infortunato, quant'è che riprenderai a giocare? Ma spero in pochi giorni, settimane, ecco, due settimane spero. E speriamo. Rientrare con la squadra, poi sarà un po' graduale, ecco, l'inserimento. Mirko, nonostante la classifica, un sorriso stasera se lo regali in diretta. Sì, no. Il calcio è divertimento, a prescindere dai risultati. L'importante è dare il massimo, penso. Quindi il sorriso non me lo cava un periodo negativo che speriamo sicuramente di superare, però il sorriso va mantenuto, cioè prima di tutto il resto, via. Ecco, tu rappresenti lo spirito di vita, sappi che noi abbiamo eternamente, perennemente vicino a noi un depresso di natura, ovvero Giacomo Alpini, perché perde sempre. Ma ieri è successo un miracolo no. sulla Via Crucis. Cosa è successo ieri? Se a Mirko manca il sorriso, quella parte che manca a Mirko ce l'ho io. Ecco. Cioè, ieri grande vittoria, siamo riusciti anche a superare, ahimè, per Mirko la Sampierana. Però bene, dai, penultimi, adesso abbiamo riaperto la lotta per la salvezza, ci salviamo sicuro. E allora adesso con la nostra Veronica andiamo a scoprire nel dettaglio quello che è successo ieri attraverso risultati e classifica di eccellenza. Prego Veronica. Eccoci qua, tredicesima giornata, questi i risultati, scontro diretto per la salvezza e terza vittoria consecutiva per il Castrocaro che al meglio sul Cervia 1-0. Corticella Savignanese 0-2, spugna il Viavanti, secondo Urrà consecutivo. Faenza Argentana 0-0, 8 punti in 4 gare. Faro Bellaria Gemarina per la gioia del nostro Giacomo Alpini 1-2. Fiericcione Gran Amica 1-1. Marignanese Rimini 0-4. E qui poi del Rimini, Daniele, ne parlerete successivamente in Sportup. Massa Lombarda Sampierana 1-0, a decidere Trombetti. Old Medola Sant'Agostino 1-2, quindi a sconfitta consecutiva per l'Old Medola, che tra l'altro ha visto anche il nuovo tecnico Massimo Orlati. Real San Lazzaro Classe 1-0, sesto acuto per Real San Lazzaro. Il derby tra Sasso Marconi e Progresso se lo aggiudica il Sasso Marconi per 2-1. Andiamo anche a vedere la la classifica. classifica, esatto. Ricordando che si deve ancora giocare Sampierana Sasso Marconi, dove troviamo in vetta il Rimini con 32 punti che vanta il miglior attacco, 25 le reti segnate, solo 6 quelle subite, anche la migliore difesa. Consolida invece il Sasso Marconi alla seconda piazza a 29 punti, seguita dal classe 25. Quarta posizione agguantata dalla Savignanese con 23 punti, Gran Amica 22. Chiudono l'Old Medola a 11 punti, Cervia 8, Bellaria Gemarina 8 e Sampierana 7. Ricordiamo che il capocannoniere del girone è Noselli del Sasso Marconi, con ben 13 reti messe a segno sino adesso. Prima di andare a sentire, andare a vedere il primo servizio della serata relativo al Riccione, Mirko, una panoramica su questo campionato. Il nostro Lorenzo Baldisseri dice che tecnicamente è molto scarso. Tu come lo vedi? Sei entrato a campionato in corso e come lo vedi attualmente questo campionato? No, non darei un giudizio così estremo. Diciamo che essendoci il Rimini, tutti vogliono far bella figura, quindi ritengo che anche rispetto all'anno scorso, dove non c'era, diciamo, una big come il Rimini, come il Ravenna, lo Samborese gli anni prima, non penso che sia calato, penso anche, anzi, che sia anche aumentato qualcosina. Sicuramente rispetto a tanti anni fa l'eccellenza è un po' calata come qualità, come tutti gli altri campionati, ritengo.
però è un campionato difficile dove tutti preparano le partite, dove si lavora in maniera ottimale, bene o male tutti, con i limiti, le possibilità delle varie società, però penso che sia un discreto campionato. È chiaro che gli anni della Samorese, Ravenna e così via, c'erano 4-5 squadre di un certo livello, qui c'è il Rimini, ma le altre non sono sicuramente state a guardare, hanno allestito delle squadre comunque importanti. Se andiamo a vedere, ogni squadra ha 1, 2, 3, 4, 5 giocatori che comunque hanno anche fatto categorie importanti. Posso fare l'esempio della Savignanese, ma anche di altre. Quindi non ritengo di dover sminuire così il campionato. Sicuramente il Rimini è la squadra da battere, ma non lo dico io, lo dicono i giocatori che sono in rosa e la qualità che hanno. La scelta di San Piero in Bagno, quindi sponda sampierana, scorso anno campionato importante, quest'anno si sta facendo molto, molta fatica. La scelta, io sono rimasto fermo, pur mi dicessero che l'anno scorso avevo fatto bene, ma non è un problema perché comunque ci sono tanti allenatori bravi, quindi ci sta di rimanere fermi. C'è stata questa occasione, io non ho guardato assolutamente la classifica come non la guardo adesso, sono convinto più che mai che possiamo tranquillamente dire la nostra per la salvezza. E è una scelta che penso vada rispettata, io l'ho presa e la difenderò sempre, perché comunque mi interessa poco, almeno adesso, categoria, squadra, posizione di classifica di quando entro. Mi piace allenare, è un gruppo di ragazzi che io ritengo valido, spero di dargli una mano e di dargli una mano a venire fuori da questa situazione, da questo momento. Veronica. Ebbene sì, allora Daniele, ci spostiamo a vedere quello che è successo tra Fiaricione e Granamica. Al Nicoletti scende il Granamica, squadra di vertice che affronta il match con il classico 4-4-2, mentre Righetti si affida al solito 4-3-3. Gli ospiti partono con il piede giusto, facendo densità a centrocampo e sfruttando la velocità di Girotti in avanti. Nella FIA rientro dopo ben un mese di assenza di Santucci, mentre Grassi viene arretrato sulla linea difensiva per l'assenza dell'infortunato Capitan Lepri. Si parte con un'occasione per gli ospiti, terzo minuto, Mezzetti prova a concludere, Tornati devia in corner. Decimo minuto, sulla destra lavorano un pallone in coppia Santucci e Sartori. La palla poi viene recuperata da Grassi che da fuori area prova la conclusione che termina però fuori. Al quindicesimo, incomprensione difensiva clamorosa con Tornati che fa un errore di valutazione in uscita e gli ospiti ne approfittano con Mezzetti che comodo in sacca per il vantaggio. Fiaricione 0, Granamica 1. Al 24esimo la FIA subisce il colpo e prova con generosità a rimettere i piedi il match, ma sono gli ospiti a fallire clamorosamente il raddoppio con Girotti che si trova a tu per tu con Tornati ma spara alto sopra la traversa. 46esimo, spunto sulla destra di Savioli che guadagna il fondo, palla in mezzo, ma Tamburini rovina terra e non riesce ad impattare il pallone. Si va così al riposo con il vantaggio degli emiliani. Si apre il secondo tempo, al sesto, azione confusa in area emiliana, i riccionesi invocano il penalty di Stefano da due passi, sembra indicare il dischetto, ma non è così e lascia proseguire. Nono minuto, la Fiaricione cresce, azione manovrata che parte da sinistra, cross lungo di Santucci, palla che arriva a Savioli, scambio con Sartori, poi ancora Savioli che mette in mezzo ed il Granamica si salva in qualche modo. Sul conseguente angolo e pericoloso Tamburini, ma il risultato rimane inchiodato sul vantaggio ospite. Sedicesimo, sventagliata dalla difesa con Piscaglia che con lo stop supera il proprio avversario, ma la conclusione è centrale e Bertocchi respinge. 22esimo, corner dalla destra, sulla palla si porta il numero 5 riccionese Righetti che di destro mette in mezzo, sottile trova il tempo giusto e anche l'inzuccata vincente per il meritato pareggio della Fiaricione. Al 26esimo il Granamica risponde con Cipriano di testa sullo sviluppo di un corner, il numero 8 Emiliano non inquadra la porta di Tornati. Finale con
emozioni a non finire. 48esimo con Piscaglia che lancia lungo per Santucci, l'esterno riccionese entra in area e viene steso per Di Stefano e rigore. Dopo le tante proteste degli emiliani si porta sul pallone Righetti che prova la soluzione di precisione, ma la conclusione si stampa sull'incrocio dei pali. È l'ultimissima occasione per la FIA Riccione per portare a casa i tre punti, per un match però che nel pareggio trova il risultato sostanzialmente più giusto. Vai. E allora eccoci tornati nuovamente in diretta, intanto iniziano ad arrivare i primi messaggi, ieri grande Pietracuta, volevo coinvolgere subito il nostro Giacomo Alpini relativamente a questa FIA Riccione. Sì, la FIA Riccione a mio avviso ieri ha buttato via un'occasione molto ghiotta, perché poteva anche col rigore al 93esimo far sua la partita, quindi superare anche il Gran Amica e portarsi a una posizione molto molto buona per la lotta per i playoff, anche se ancora molto presto. Infatti da quelle, anche dalle immagini si vede che proprio ha regalato il primo gol andando proprio poi un po' in bambola per alcuni minuti del primo tempo e subendo anche alcune azioni importanti. Poi è riuscita a riprendere la partita e veramente gli è mancato il colpo finale, un peccato per la squadra di Righetti. Ecco, chiedo alla regia di mostrarci anche il prossimo turno, Daniele, così lo andiamo a vedere insieme quelli che sono i big match. E abbiamo Argentana Faro, Bellaria e Giamarina che si scontrerà contro il Massa Lombarda. Caro Giacomo, partita davvero non semplice. Classe Fiericcione, Gran Amica Old Mendola, Progresso Marignanese, Rimini incontrerà il Corticella, Sant'Agostino Sasso Marconi, San Pierana Castrocaro e Savignanese Faenza. Questi il prossimo turno. Giacomo, so che avevi in riservo una domanda per Mirko, ti lascio la parola. Sì, Mirko, intanto volevo fargli questa domanda, nel senso che ho visto dalle partite che è subentrato sulla panchina, è riuscito a realizzare qualcosa per quanto riguarda le partite in casa, ma in questo momento manca qualcosa in trasferta. Infatti dalle 5 partite hai fatto 4 punti con partite in casa, in trasferta ti manca ancora qualcosa. Cos'è, mancanza di personalità o un po' di sfortuna sicuramente, o c'è anche un altro fattore? Vabbè, sicuramente i numeri dicono quello. Io penso che sicuramente qualche mancanza dal punto di vista della personalità l'abbiamo, ma l'ho detto tranquillamente anche ai ragazzi, perché comunque non bisogna nascondersi, soprattutto in queste situazioni, dietro a niente. Bisogna essere onesti e penso che si possa venire fuori anche di gruppo, di squadra da questi momenti, quindi sfortunatamente magari non abbiamo un giocatore, o perlomeno adesso non c'è un giocatore che ci può dare una mano in quel senso, speriamo che venga fuori più avanti. In questo momento dobbiamo venire fuori di squadra, sicuramente quando una squadra ha difficoltà mentali o comunque psicologiche o di personalità in casa, soprattutto a San Piero dove il campo penso sappiate che è un po' più caldo rispetto alle altre. Alle altre realtà dà una mano sicuramente, quindi quello è un vantaggio per noi e dobbiamo anche sfruttarlo. Eh sì, credo proprio che sia così. Andiamo a vedere anche la promozione adesso per quanto riguarda risultati e classifiche, così andiamo a sentire e interpellare anche il nostro Lorenzo. Prego Veronica. 13esima giornata, promozione girone D, Bacchia Cesenatico Diegaro 0-1, Gambettola Tropical Coriano rinviata, da giocarsi anche Ronco Tropical Coriano, quindi due gare per il Tropical Coriano da recuperare. Gatteo Calcio del Duca 3-3, lo scontro di bassa classifica fra Realdo Vadole e Fosso Ghiaia, terminare reti bianche. Reda Stella 3-1 anche tra Ronco del Vais e Calcio Cotignola, 0-0 tra Russi e Savarna, San Pietro in Vincoli Torconca 1-2 e Valle Savio Giovane Cattolica 2-2. Vediamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere per il momento è Farabegoli del Ronco del Vais con 11 reti, sono invece 22 quelle messe a segno in questa giornata. Il Russi capolista 33 punti, che vanta anche la migliore difesa, pochissimi i gol incassati, solo 3, seguito da Diegaro 26 punti accanto a Calcio del Duca, che però ha il miglior attacco con 26 centri, e Reda 25, San Pietro in Vincoli 22, chiudono Valle Savio 8, Fosso Ghiaia 8, Realdo Vadola e Savarna 7 punti. Lorenzo, cosa è successo ieri? Davide contro Golia, la capolista che praticamente pareggia in casa tra le mura amiche contro il Fannanino di Coda. Ma ieri sicuramente partita non facile, nel senso che comunque sì, anche loro si sono presentati ben attrezzati e sicuramente ben organizzati.
Dopo un quarto d'ora abbiamo subito un'espulsione per doppia ammonizione che sicuramente ha condizionato la gara. Credo seconda espulsione abbastanza dubbia, però nonostante questo comunque sia ci siamo continuati a difendere e a giocare la nostra partita. Abbiamo rischiato di subire una rete, abbiamo rischiato comunque sia di segnare una rete, quindi credo che sia un pareggio che ci sta, ecco. Ripeto, non, credo che non si possano vincere tutte le partite e comunque sia essendo un campionato molto aperto, credo che sia stato un buon pareggio, ecco. Allora, tu l'hai anticipato, andiamo a vedere proprio il servizio che vi vede protagonisti, ovvero il pareggio tra Russia e Savanna. Alla vigilia sembrerebbe la classica partita dove Davide affronta Golia. A Russi si affrontano i padroni di casa, primi in classifica e l'ultima della classe Savanna. Eppure a far la voce grossa è proprio la formazione fanalino di coda, che gode di due ammonizioni capitate a Vasumini. Una ritenuta giusta, la seconda eccessiva. Ma a mio parere, dopo tutto, i russi sembrerebbe non risentirne quando a questo tiro cross sulla destra l'idolo di casa Babini non arriva all'appuntamento con i gol. Dalla parte opposta viene annullato per offside la marcatura a Savanna, esattamente a Matteo Spighi. Ospiti ancora avanti con Focaccia che però anziché il cognome con questa conclusione dimostra di cuocere il pallone. Su finire di prima frazione combinazione tra Andreani e Bottini ma è tempestivo l'intervento della retroguardia di casa ad evitare il possibile colpo del KO. Più preciso Lippi qualche minuto dopo che chiama l'intervento in corner l'attento Casadio. I russi si ricordano nella ripresa di essere la capolista del torneo. La scossa arriva manco a dirlo da Babini che dopo un batti ribatti chiama l'intervento a terra il portiere Bossi. L'atteggiamento tattico della squadra di Dardozzi nella ripresa è diverso. Alvieri questa volta sfuora un traversone invitante ma i compagni non seguono l'azione da egli creata. Ma tra il dire e fare c'è una spigola di mezzo, o meglio Matteo Spighi che suddormita dalla retroguardia avversaria si imbolla verso l'area di rigore. Ma l'ex pro fa tutto bene prima di concludere di un nulla a lato. Su segnalazione della guardalinea, Marica Tonedei nel frattempo viene allontanato in vista di casa anteriore di gioco per proteste. Il russi non è in giornata, allora si affida alla buona sorte quando su questo traversone in area di rigore i difensori del Savanna quasi quasi si fanno del male da soli. Ma se anche i Babini sforbiciata non riesce nei Babini show, si comprende che la giornata sia nera, nerissima. A maggior ragione quando da un'azione partita dallo stesso Babini arriva l'assist al centro per Ibric che dimostra di avere lo stesso iniziale di Ibra, ma che Ibra non è. Al triplice fischio finale, quando tutti chiedono come possa la prima della classe pareggiare a reti bianche contro l'ultima, la risposta diviene scontata e come ricorda mister Carlo Mazzone, il pallone è rotondo. Allora, siete partiti un inizio da uno e complimenti davvero. Non avete perso ancora uno, incrociamo le dita. 24 punti nelle prime 8 giornate. Qual è il segreto di questo Russi? Ma il segreto credo che comunque sia una grandissima coesione da parte di tutti, a partire dalla società, che comunque sia una società molto organizzata, di persone, di grandissime persone. In più credo che sicuramente noi giocatori ci stiamo mettendo del nostro, ma credo che il nostro valore aggiunto sia l'allenatore, perché sin dall'inizio ha insistito e martellato, tra virgolette, su diciamo, le cose che dovevamo fare. Essendo comunque sia una squadra così giovane, ci ha dato tanto, ecco. Tuttora ci sta dando e lo stiamo ascoltando e quindi credo che insomma, i risultati si vedano, ecco. Poi... Allora Lorenzo, adesso andiamo a vedere proprio le antagoniste possibili di questo campionato delle russi, poi ritorniamo su di te, andiamo a vedere il servizio tra San Pietro e Vincoli, Torconca. Brutta sconfitta per il San Pietro e Vincoli che mantiene la zona playoff ma ora sente la pressione proprio dei rivali del Torconca che si impongono in casa dei Ravennati per 2-1. La vittoria del Torconca annulla il successo avvenuto in cuore di Coriano da parte dei Verdi ma che non sia il solito San Pietro si comprende già in avvio quando l'iniziativa ospite porta il tiro di Gasperini bloccato da Sassi. Il San Pietro risponde attorno alla mezz'ora con la conclusione dalla distanza ad opera di Della Pasqua che non reca scompigli al portiere Merchiorri. In chiusura di prima frazione di gioco i padroni di casa si portano a tiro con Barzan ma la mira risulta imprecisa cosa che invece non accade al Torconca quando al 41esimo Brottazzo verticalizza per Fedeli che in velocità sfugge alla difesa di casa trafiggendo la rete dei Ravennati per la prima volta. Prima del duplice fischio finale il Torconca gradirebbe chiudere i conti cosa che non riesce a Bottazzo ma l'appuntamento con la rete è solo rimandato. Al quinto della ripresa dalla punizione di Casoli arriva la spaccata di Musabelli ingannando Sassi e confezionando per i suoi la rete del 2-0.
Gli ospiti sembrano Vajdovic, Fiorelli triste, con un tentativo di Fedeli parato in due tempi da Sassi. 60 secondi dopo però Collini riapre i giochi quando dal cuore di Baldinotti impatti il pallone di testa mettendo in rete il pallone della speranza. Il Torconca però resiste e continua a rendersi pericoloso in avanti con Bottazzo che chiama all'intervento Sassi. Al 37esimo il San Pietro avrebbe l'occasione del pareggio. Su punizione di Baldinotti, Collini conclude a botta sicura, ma Mendy salva la porta con un braccio. Trattasi per il direttore di gara di rigore ed espulsione. Dagli 11 metri Balzan però pecca di freddezza, sbagliando il gol del possibile pareggio. Quello che avviene in recupero non serve a trasformare in oro il pallone, poiché prima Migliaccio ed infine Barzan non riescono a centrare l'impresa. Per il San Pietro un brutto stop, per il Torconca una vittoria inaspettata che proietta la formazione di Cattolica nei piani alti di classifica. Lorenzo, allora anche delle formazioni riminese, tu ne hai affrontate già un po', la Stella e così via, chi è che ti ha sorpreso di più e chi è che ti ha deluso da protagonista in campo? Ma sicuramente, ripeto, è un campionato molto aperto in quanto non credo che ci siano squadre magari sì più attrezzate delle altre, però comunque sia ogni domenica penso sia una partita apertissima, ecco. Ma sicuramente San Pietro in Vincoli, Ronco, sono squadre che già da inizio anno si sapeva che ecco, avrebbero fatto un discreto campionato. Credo che la grande rivelazione siamo noi, ecco, che siamo una squadra che vogliamo vincere, vogliamo tanto e ci vogliamo togliere grosse soddisfazioni. Ma dopo Babbini avete ossigenato anche il pallone lì a Russi? Abbiamo ossigenato tutto quest'anno. Babbini è il nostro idolo, lo vogliamo qui, lo diciamo a te, anche alla dirigenza del Russi, porta i nostri saluti. Ricorda un po' Salas diciamo, per la composizione fisica, però ci sta. Andiamo a vedere il prossimo turno con il nostro Stefano Papini prima di andare in pubblicità. Ecco qui ci sono diverse sfide interessanti, a iniziare dal Cotignola Gatteo, Calcio del Duca, Bacchia Cesenatico, Diegaro Vallesavio, Diegaro proprio ieri l'ha avvicinato il nostro Giacomo Alpini, Cara Veronica, Fosso Ghiaia Gambettola, Giovane Cattolica Real Dovado, la Savanna Ronco Edwards dovrebbe pronunciarsi, poi abbiamo Stella San Pietro, questa è una partita importantissima soprattutto per il San Pietro che ieri ha conosciuto uno stop importante, Torconca Russi, partitissima e probabilmente saremo anche lì Lorenzo, quindi preparati, Tropical Coriano, Reda chiude il turno. Bene, rientriamo in studio, adesso andiamo per qualche minuto in pubblicità, poi rientreremo per Promozione Marchigiana, prima categoria e speciale settore giovanile. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa. Una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che unite alla passione, l'esperienza e l'amore danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mo sorbole, mo socme, mo ciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Trovi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure,
sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglie petrolamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Tu devi sapere che noi abbiamo un opinionista serio, se dove? Piove non dove? Va a vedere la partita, Giacomo, sì. se c'è il sole lui va a vederla, capito? Lui no, vuole vedere gli stadi coperti soprattutto. No, ieri vuoi potevo, anche il termosifone no, portatile? No, ieri potevo scegliere tra due partite di promozione, Gateo Calcio del Duca e Bacchia Diegaro. Ho scelto Diegaro perché conosco dei giocatori e poi c'era sicuramente la tettoia, mi ricordavo. Però gran bella squadra. Infatti mi sembra strano che Lorenzo non l'abbia messa tra le outsider del Bussi. Ma deve ancora affrontare, aspetta, dagli tempo a Lorenzo, dagli tempo. Abbiamo capito, stanotte dopo questa tua affermazione non dormirò. Andiamo a vedere i risultati, classifiche, promozione marchigiana. Esatto, nona giornata, questi risultati, Gabice Gradara, Vigor Senigallia 2-3, andremo a breve a vedere il servizio. Ilario Lorenzini, Audax Piobico 1-0, Laurentina Passa Tempese 1-1, Magini e Iannacci. Moie Vallesina, Valfoglia, si decide tutto negli ultimi 20 minuti, 3-2. Osimana, Atletico Alma 0-3, FC Senigallia batte in testa l'Olimpia Marzocca con il gol di Eric Marini, assegna il 94esimo. Vigor Castelfidardo Belvedere 3-0, doppietta di Pennacchioni, rigore di Piccini. Villa Musone Nuova Real Metauro, qui davvero un pirotecnico 6-1, quinta sconfitta consecutiva per la Nuova Real Metauro. Diamo lo sguardo anche a quella che è la classifica, ricordando che Villa Musone Vigor Castelfidardo è gara che si deve ancora giocare. Guardiamo bene la classifica perché davvero sono cambiate tante cose. Salgono in cattedra la Vigor Senigallia, l'Ilario Lorenzini con 18 punti, Vigor Senigallia che ha il minor numero di sconfitte, una sola. Scende invece l'Olimpia Marzocca con 17 punti, che vanta però il miglior attacco con 17 reti messe a segno e 7 è la miglior differenza reti. Moie Vallesina poi anch'essa con 17 punti, maggior numero di vittorie 5. Chiude la zona play-off l'Atletico Alma a 15 punti, affiancata dall'FC Senigallia, poi successivamente Laurentina Gabice Gradara 14 punti, in bene 4 punti sono racchiuse qualcosa come 8 squadre. In zona play-out Vigor Castelfidardo, Valfoglia, Belvedere, Nuova Real Metauro, che è davvero alla peggiore difesa, 22 gol incassati, sono davvero tantissimi a 9 gare dall'inizio. Audax Piobico, che è il fanalino di coda a chiudere, sarà poi il prossimo avversario del Gabice Gradara domenica. E il capocannoniere del girone è Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con ben 7 reti messe a segno. Allora, situazione attuale del Gabice Gradara, come abbiamo visto, 14 punti, 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, terza migliore difesa. E allora ci andiamo a vedere quello che è successo proprio ieri tra Gabice Gradara e Vigor Senigallia. Pubblico numeroso per lo scontro diretto tra Gabice Gradara e Vigor Senigallia. Gli adriatici privi di Ceramicole Costa, al loro posto Fabri e Ruggeri, provano la remontada nella seconda frazione, ma è l'uomo partita Mirko Falcinelli a regalare i 3 punti alla giovane compagine ospite. In campo giocatori tra le annate 94 e 98. Ritmi alti e geometrie precise mettono subito in difficoltà i locali in maglia gialla. Al 21esimo la prima fiammata, Pianelli viene frenato da Ferrani, palla Danilo che prova l'interno a giro, Palazzi accosta in angolo. La risposta dei padroni di casa è affidata al 23esimo Sabatini che cerca l'Eurogol, Bartoletti sventalato. Lo stesso difensore rosso-blu si vede annullare per outside la rete al 24esimo. Al 28esimo gli ospiti si portano in vantaggio, Paolini ruba il tempo alla retroguardia locale che reclama il fuorigioco. Palazzi è costretto ad intervenire come pomo e Falcinelli, servito al centro, a centrare il bersaglio. Al 43esimo si registra il tentativo di Rossi che si fa però ipnotizzare dall'uno ospite, dal calcio d'angolo che ne consegue chance per i locali con Rossi che scivola e manda alto.
Stessi protagonisti in avvio di ripresa con la Vigor Senigallia che si mette subito in evidenza al terzo minuto. Falcinelli viene lasciato libero di agire e, indisturbato, scocca un potente sinistro che va a stagliarsi alla sinistra di Palazzi. Gabice Gradara 0, Vigor Senigallia 2. I locali si scuotono ed iniziano a produrre gioco. Al quinto minuto Cesaroni attiva alla sinistra Muratori, imbucata per la corrente Rossi, stoppato però dalla difesa. Al nono traversone di Fabbri per la torre di Rossi, volée di Muratori, Bartoletti si rifugia in angolo. Preludio al gol che giunge al dodicesimo, Muratori col contagiri per la spizzata di Rossi, Gabice Gradara 1, Vigor Senigallia 2, quarto centro stagionale per il cecchino rossoblù. Buon momento per il Gabice Gradara che al ventunesimo agguanta il pareggio, Muratori si libera di un giocatore, cross sponda di Rossi per Ferrani che di controbalzo infila Bartoletti. Gabice Gradara 2, Vigor Senigallia 2, prima rete in campionato per il metronomo rossoblù. Gli ospiti non restano a guardare, al 23esimo è Fabbri a negare il tapino a Falcinelli, al 31esimo invece Nacciariti a mancare il colpo vincente sotto porta. L'assedio prosegue con l'occasione al 36esimo sempre per il neoentrato Nacciariti che al 37esimo trova sulla sua strada un provvidenziale Sabatini. Al 42esimo Palazzi spedisce fuori, ma nulla può al 47esimo quando Falcinelli trova il pertugio nell'angolino basso che vale i 3 punti. Al Gimagi Vigor Senigallia batte Gabice Gradara 3-2. Abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata di ragazzi giovani. E sicuramente non hanno rubato niente, anzi alla fine ai punti avrebbero meritato e anche nel risultato hanno meritato di vincere. L'unico rammarico è che il primo tempo forse l'abbiamo giocato sottotono, però niente, non pervenuti. Il secondo tempo la partita l'avevamo ripresa, l'abbiamo vista sfumare in zona Cesarini. Niente, noi stiamo facendo più di quello che magari era in previsione, perché io lo so che è un campionato tosto, dispiace molto, però non bisogna fare la tragedia, bisogna riprendere a lavorare, anzi, ancora più convinti, ancora con maggiore convinzione. Sì. Eccoci qua, allora siamo ritornati in diretta, chiedo alla regia intanto di mostrarci il prossimo turno, una domanda importante per il nostro Giacomo Alpini, quando vieni allo stadio Gimagi a vedere il Gabice Gradara? Quando gioca contro Barbara, come... Ah, vedi, Barbara Lorenzini, sì, sicuro. Sì. Abbiamo questo scontro diretto tra Atletico Alma e FC Senigallia, come abbiamo detto domenica il Gabice Gradara andrà nella tana dell'Audax Piobico, il fanalino di coda, poi abbiamo interessante Olimpia Marzocca Laurentina, Valfoglia Ilario Lorenzini e Vigor Senigallia, Vigor Castelfidardo che chiudono quindi questa pagina della promozione girone a Marche. Meno male che quelli del Musone hanno vinto ieri, perché sennò immagino un po' di sorriso. Appunto, 6-1 addirittura si sono concessi davvero l'uso, sì. Altrimenti erano come Giacomo quando la maggior parte delle puntate di Sobellaria perde 6. Allora, ci spostiamo in più a categoria Girone H, andiamo a vedere un po' i risultati, quello che è successo appunto nell'ultimo turno. Eccolo qua, Miramare Granata 0-1, Morciano Calcio vis Nova Feltria 1-2, andremo a breve a vedere il servizio. Pietracuta Junior San Clemente, anche qui davvero tanti gol, 6-1, Real Miramare IG Marina 0-1, Romagna Poggio Berni 2-5, tanti gol davvero anche in questa gara. Sant'Ermete Colonnella non sono da meno 4-2, Villalta Spontricciolo 1-1 e Verucchio Misano 4-1. Guardiamo anche la classifica, segnaliamo che sono qualcosa come 32 le reti segnate in questa undicesima giornata con il capocannoniere che è docente del Real Miramare. La classifica, adesso a breve la vediamo, comunque abbiamo il Pietracuta con 23 punti e sono anche, eccola qua, 23 le reti segnate, miglior attacco quindi per il Pietracuta, seguito dal Igea Marina, affiancato anch'esso a 23 punti, che vanta però invece la migliore difesa, solo 6 i centri incassati. Verucchio 16 punti, Real Miramare 17, chiudono Poggio Berni 9, Romagna 8 e Villalta 3. Ebbene sì, allora andiamo a salutare, a fare gli auguri a una piccola nostra tifosa, anche tifosa del Nuova Feltria che ci segue tutti i lunedì, stasera proprio in suo omaggio abbiamo vestito diciamo il nostro manichino presente qui in Sport Up di giallo-blu, eccola qui, oggi ieri è stato il compleanno di Sharon, quindi salutiamo Sharon, facciamogli gli auguri. Certo, augurissimi Sharon. Tu devi sapere una cosa, da vero uomo io gli ho risposto a una domanda che lei mi ha fatta, anche per te vale Giacomo. Sono già preoccupata. Lei mi ha
chiesto come mai noi parliamo sempre di Nova Felti all'ultimo momento. Io contatto, dato che è una bambina e dimostrando di essere un vero uomo, gli ho detto: cara Sharon, la colpa è tutta di Veronica. Ecco, adesso possiamo andare a vedere il servizio relativo al Nova Felti che ieri ha vinto, in cui dimostrano 2-1. Servizio. Il Nova Felti può festeggiare la prima vittoria in terra di stagione, dare un calcio alla sfortuna. Senza Mantini e Gabrielli out, almeno fino al nuovo anno, questo Nova Felti dimostra forza, coraggio, cuore, sa soffrire, non demorde, conquista l'intera posta in paio. E da oggi torna a sorridere. Se non fosse per qualche punto perso per strada, probabilmente si parlerebbe di zona playoff, ma come dimostra, il pallone è strano. E lo stesso girone talmente equilibrato che basta poco per passare dal trionfo al tonfo. Da neopromossi gialloblu finalmente lo hanno capito e si godono oggi meritatamente gli applausi dei propri supporters. Ma prima il Morciano tenta di rompere l'equilibrio già in avvio con un tiro di Morolli fuori misura. Più preciso in Nova Felti con Stefanelli, reduce due giorni prima dall'impegno della nazionale sammarinese contro la Germania, che una volta entrato in aria viene steso da Ferramosca. L'ariete gialloblu dal dischetto non perdona, si mostra freddo spiazzando il portiere Ostolani. Ferramosca prova a cambiare il set a proprio cognome, ma non riesce a pungere, la sua conclusione termina alta. Dalla parte opposta, Eugenio Sebastiani spalla alla porta, fa da sponda per Pilotto, il cui tiro non inquadra il bersaglio. È un preludio al gol che arriva qualche attimo dopo, quando Paolo Gori cerca di emulare il fratello andato in gol il giorno prima con la Juniores. Ma tra sogno e realtà c'è di mezzo Fraternali, che ingenuamente a pallone lontano e con ampia veduta della terna arbitrale si disinteressa del pallone, spingendo il centrocampista gialloblu a terra. Agli 11 metri Stefanelli non cambia l'angolo e fredda nuovamente Ostolani, settimo centro di stagione per il nazionale sammarinese. L'ultima occasione dei primi 45 minuti porta all'incursione di Ottaviani, che serve Fal, che in acrobazia cerca un Eurogol senza fortuna, ma a questo punto Lisi analizza il tutto. Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, l'importanza della partita era vitale e invece abbiamo commesso gli unici due errori, abbiamo subito due rigori. Dopo nel secondo tempo abbiamo provato a riaprirla, ci abbiamo messo il carattere, ma è un momento in cui gira anche tutto storto, quindi è venuta questa ennesima sconfitta. Nella ripresa Paolo Gori cerca il tris, ma la sfera termina alta. Ottaviani chiama l'intervento per la prima volta dalla parte opposta, Spadazzi direttamente al calcio piazzato, prima che quest'ultimo si arrendi allo stesso centravanti in maglia numero 9, nel momento in cui Gori stende Fraternali, che si fa così perdonare a parti invertite l'errore del primo tempo. Ottaviani dal dischetto ringrazia il compagno battendo l'incolpevole Spadazzi. Il Morciano cambia marcia, mette pressione in gialloblu che tuttavia cercano di rendersi pericolosi con la punizione di Fraboni. Nel frattempo Denis Guerra viene allontanato dal terreno di gioco per aver detto qualcosa di troppo nei confronti di un giocatore del Morciano, ma mentre lascia il terreno di gioco il tecnico capisce che porterà a casa i 3 punti. Il perché ce lo spiegherà lui. È la conferma alla prestazione che abbiamo fatto domenica. Stiamo ritirando fuori gli attributi, il cuore, e si ricomincia a rivedere giocare anche abbastanza bene il calcio. Il finale da thriller per gli ospiti con Ottaviani che va alla battuta e Spadazzi respinge con la gamba da campione prima che arrivi il disimpegno definitivo della difesa, che rischia ancora nel recupero quando un tiro di Brilli viene smorzato ma termina tra i piedi di Fal, che da terra non riesce a trovare la deviazione vincente. Il fischio finale sa di liberazione per il Nova Felti e tra una scaramuccia e l'altra, in particolar modo di Ottaviani con qualche giocatore di Nova Felti, finalmente il gialloblu possono tornare a meritarsi l'applauso dei propri supporters, ancora una volta da applausi, nonostante la lontananza, sempre vicini ai propri beniamini. Pubblico delle grandi occasioni. Tu prima, Lorenzo, mi dicevi, microfoni spenti, Russia è anche una bella piazza. Assolutamente sì, infatti tutte le domeniche c'è sempre un gran pubblico che ci sostiene, abbiamo anche i tifosi, quindi molto bello. Mirko, una domanda di mercato te la devo fare, ma San Piero Pasolini rimane? Non vedo perché lo debba rimanere. È un nostro giocatore, un giocatore importante che in questo momento magari soffre anche della situazione della squadra in generale, però penso che un giocatore che ha fatto sempre bene in categoria non si possa discutere per una, due, cinque, sei prestazioni magari non ottimali, cosa che tra l'altro io non penso, perché comunque da quando sono arrivato io lui ha fatto quello che doveva fare. È chiaro che un attaccante si aspetta che lui stesso anche si aspetta di fare gol, in questo momento gli è riuscito solo una volta, è un attimino in difficoltà, ma io penso che
rimanendo tranquillo, lavorando come sta facendo e facendosi aiutare, perché comunque penso che una persona è un giocatore bravo e forte, riesca a riconoscere i momenti in cui si deve fare anche aiutare, possa tornare a essere tranquillamente quello che era prima, cioè un giocatore importante che fa gol e che risolve tanti problemi quando uno fa gol, insomma. Perfetto. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini il prossimo turno, perché proprio con il nostro Giacomo c'è una sfida interessante. Io speravo di non mandarlo a Bellaria, ma di mandarlo a riprendere proprio questa partita, perché c'è il big match. Ah, sì. Un Pietracuta che ieri ha giocato a tennis, ha battuto per 6-1 il San Clemente, e la prossima giornata c'è il Gea Marina Pietracuta. Perché tu, Giacomo, non vai a riprenderla? Sto chiedendo alla federazione un posticipo, ecco. O il Bellaria o l'Igea, chiederò il posticipo così potrò vedere tutte e due. No, chiedigli se è coperto, se è la tribuna coperta. Non lo so. La tribuna è nuova, Igea, l'hanno rifatta, è coperta. Allora Giacomo, dai, devi andare. Adesso vedrò. Comunque un turno molto interessante, perché c'è la sfida di vertice tra Gea Marina e Pietracuta, il derby Junior San Clemente e Morciano, e per ultimo, come vedete, anche Vissenova Felte Verrucchio, altro derby della Valmarecchia, dove è attesa tantissima gente. E ricordiamo che tra poco andrà in onda proprio Sport Up con il nostro Renzo Baldisselli, che tra l'altro attendo proprio a Nova Felte domenica prossima per commentare questa partita. Bene, abbiamo visto anche il prossimo turno, so che stasera finalmente riparte anche la sezione dedicata al settore giovanile, in particolar modo a quello femminile. Ebbene sì, allora vediamo il servizio relativo al settore giovanile, FIA femminile, Riccione Calcio. È cominciata l'attività calcistica della FIA femminile Riccione, grazie anche all'unione con il club di calcio riccionese, una naturale esigenza, un cammino condiviso per far crescere bambini e bambine, permettendo loro di praticare calcio nelle migliori condizioni. Un programma etico-sportivo per le giocatrici bianco-azzurre, che potranno svolgere così attività tutto l'anno, essendo davvero tante le bambine e le ragazze che a Riccione hanno scelto di dare sfogo alla propria passione per il calcio. I numeri sono in continua crescita, sono infatti circa 120 le giocatrici che ad oggi sono attive nella Perla Verde, un grande motivo di orgoglio per Arianna Fabri, che solo 4 anni fa contava 30 iscritte. Un lavoro complesso fondato sulla grande passione per il calcio femminile, che si dirama attraverso la prima squadra, militante nel campionato di Serie C, guidata quest'anno da Gianluca Lorenzi e Cristian Fronzoni, allenatore in seconda, con il preparatore dei portieri Luciano Balestrieri. Un roster di circa 25 ragazze, nel quale sono state inserite Sonia Moletti, portiere di esperienza, Ausilia Ermici, attaccante, Chiara Vancini e Giulia Cavalcoli, centrocampista, Cristina Balducci, Sara Sentini e Serena Cavalcoli, difensore. Per la categoria primavera sono state create 2 squadre per un totale di 40 ragazze, per dar modo anche alle più giovani di avere spazio e fare esperienza in maniera graduale, seguite da Andrea Lesiani e Andrea Tentoni. Per coprire le zone limitrofe e fornire un servizio completo sono stati disposti 2 bus navetta che passano a prendere le ragazze nelle zone di Urbino, Fratte, Osteria Nuova, Morciano, Monbaroccio, Pesaro e Cattolica. Le partite della prima squadra si svolgono la domenica in casa sul manto verde dello stadio Nicoletti, mentre la primavera gioca il sabato pomeriggio. La missione della categoria primavera per quest'anno è quella di riuscire a raggiungere la vetta del campionato per poter così affrontare la fase nazionale, dando spazio alle giovani promesse. Non mancano poi 2 squadre di giovanissime, una femminile Riccione con giocatrici dell'annata 2002 e una FIA Riccione classe 2003-2004, seguite da Arianna Fabri, Andrea Tentoni e Federica Cesari. Si gioca a 7 con squadre femminili nel campionato provinciale e regionale poi. A movimentare le fila bianca-azzurre le piccole, ma guai a chiamarle così, giocatrici Pulcini 2005-2006-2007 in mano a Fabri e Cesari, che assieme a Claudia Petrosillo hanno dato vita ad un vero e proprio polo di calcio giovanile e femminile in Romagna. Un capitale umano basato sulla voglia e la forza del gruppo, in campo e fuori, con la costante collaborazione di genitori, allenatori e dirigenti accompagnatori che ogni giorno si impegnano per far sì che queste ragazze possano esprimere il proprio talento e amore per questo sport. Perché il calcio non è solo svago, ma un'occasione per crescere e migliorarsi all'interno di un ambiente sereno e stimolante. Una fotografia importante allora quella della FIA femminile Riccione, non parole di circostanza ma realtà accompagnate da fatti, per abbattere il tabù del calcio solo per maschi, per emozionarsi, perché il pallone e il rettangolo verde sono uguali per tutti e tutti di ogni età e genere hanno il diritto di sognare.
E dunque, brava Veronica, siamo alle battute finali, grazie per essere stata qui tra noi. Grazie a voi, come sempre ogni lunedì appuntamento con Calcio di Rigore 19.55. Salutiamo il nostro pianista fisso Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Grazie al mister della Sampierana Mirko Giorgi. Grazie a voi, buonasera. Infine grazie anche all'attaccante del Russi Lorenzo Grimellini. Grazie, è stato un piacere. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto sul Rimini Calcio. Grazie ancora.